Vi ricordate l'escursione che avevo fatto verso i paesi di Bek, Bettassa e Beirasso? Quest'oggi andremo finalmente avanti nel nostro cammino per raggiungere alcuni angoli di montagna nascosti alla maggior parte delle persone. Mettetevi comodi, io sarò le vostre gambe e la mia voce la vostra guida. Intraprendendo un sentiero nei pressi del paese di Bettassa e camminando per alcuni minuti, giungiamo dove giace uno dei tanti santuari che sono stati edificati in Val Soana, il santuario di Sant'Anna, una santa molto venerata e vicina ai cuori della popolazione locale, una valle dal grandissimo sentimento religioso, perché in questo territorio di montagna non esiste borgata o frazione senza la sua chiesa o cappella, chiara testimonianza della viva fede che giace nei cuori dei montanari di ogni tempo. Ma lasciandoci alle spalle il santuario, siamo già in prossimità del primo paese che incontreremo nel nostro lungo percorso. Una borgata che in tempi remoti era un centro abitato da centinaia di persone, ma che oggi vive un periodo tutt'altro che roseo. È il paese di Albaretto. Qualche anno fa, gran parte delle sue case erano disabitate e prossime a diventare diroccate. Per fortuna, negli ultimi decenni è nato un sempre più maggiore interesse verso questa valle ed alcune delle vecchie case risultano abitate per almeno una parte dei mesi dell'anno. Albaretto non è quindi un vero paese fantasma, eppure l'abbandono è arrivato anche fin qui. Non possiamo non notare alcune porzioni d'un vecchio affresco, segno che queste non sono abitazioni qualsiasi, ma le autentiche case che avremmo potuto trovare già più di 300 anni fa. Proseguendo nel cammino scopriremo sempre più distruzione ed abbandono, fino a giungere in un paese dove il tempo sembra essersi fermato. Ma per il momento osserviamo qualche porzione di Albaretto, che dopo più di mezzo secolo di inutilizzo è divenuto magico ed angosciante al tempo stesso, il simbolo di ciò che oggi è diventata la montagna. Queste un tempo erano calde e comode abitazioni, mentre oggi non rimangono che ruderi. Sono pietre che sono state poste secoli or sono e che oggi crollano rovinosamente verso il basso. Eppure, Albaretto sembra ancora alla ricerca di un suo futuro. Ho già parlato in passato dei motivi che risiedono nello spopolamento delle montagne, voglio però addentrarmi verso un altro genere di argomentazione. Le comunità di montagna erano un sistema stabile, dove i mutamenti avvenivano meno frequentemente. Le persone vivevano, dal punto di vista psicologico, con la stessa mentalità di 1500 anni fa, una semplicità arcaica,
dove l'individuo aveva modo di sviluppare se stesso in linea con i mutamenti della natura e delle stagioni. Un modo di vivere contrario alla nostra società, che con una certa presunzione riteniamo migliore. La società attuale impone un cambiamento repentino, un dinamismo, un modo di vedere la realtà contrario ai principi della montagna, dove spesso non c'era quindi un'iniziativa verso un ipotetico futuro e la vita si svolgeva in maniera più introspettiva, vedendo quindi nel cambiamento un pericolo verso la sopravvivenza. Dietro questa abitazione possiamo osservare i frutti del progresso, l'espressione di quello che la società ha portato nella montagna. Una discarica. Madò, che schifo. Non c'è quindi da sorprendersi se al baretto venne abbandonato. Sono venuti a mancare quei secolari punti di riferimento. Lentamente i giovani si sono spostati verso la città e quella discarica si è poi formata successivamente. Forse proprio nel periodo degli anni 60, quando il rispetto verso la natura era considerato un inutile sentimentalismo. Ma lasciamoci alle spalle questi discorsi. Godiamoci il panorama della periferia di Albaretto per poi proseguire l'esplorazione. Il sentiero prosegue per molti chilometri ed è strano pensare a come un percorso tanto selvaggio meno di un secolo fa fosse frequentato quotidianamente da centinaia di persone. I sentieri sono un componente fondamentale nella vita di montagna. Solo un folle potrebbe pensare di farne a meno. I sentieri sono un residuo indelebile di migliaia di generazioni e la loro cura non è tuttora scomparsa, grazie alla generosità e dalla fatica di pochi montanari rimasti e di quelli che hanno deciso di farvi ritorno. La strada ho notato questi interessanti muretti a secco, una tecnica costruttiva estremamente vecchia. In genere la tecnica del costruttore veniva tramandata per via orale e la strumentazione variava a seconda del territorio. Le dimensioni del muro venivano stabilite in base alla pendenza e all'estensione del terrazzamento. Questi terrazzamenti servivano per coltivare in luoghi altrimenti impossibili. La vita dipendeva quindi in maniera diretta con l'ambiente e l'ambiente garantiva in maniera diretta il sostentamento per vivere. Solo in periodi successivi al Medioevo la gente di questa valle ha iniziato a svolgere nei periodi invernali lavori itineranti come l'arrotino, i vetrai o fabbri. In genere solo una parte della famiglia si dedicava a questi lavori, mentre l'altra parte rimaneva tutto l'anno nel paese. Siamo fine giunti nel paese di Salsa, un vero e proprio gioiello incastonato nelle radici del tempo. Un pilone votivo accoglie il visitatore. I piloni venivano costruiti per una grazia ricevuta o per protezione da eventi naturali. Molti di questi piloni invitano il viandante a fare una posa, vale a dire liberarsi del peso che si stava trasportando per rivolgere una preghiera alla Madonna o ai santi ivi affrescati.
Questa sacralità pratica era molto ben radicata, con preghiere e gesti semplici, ma dal forte carattere simbolico. Salsa era una comunità autonoma per gran parte dell'anno, quando gli inverni erano lunghi e sembravano non dovessero finire mai. Trovo molto curiosa questa abitazione, che secondo la mia opinione era abitata da una personalità artistica e sentimentale. Sulla parete ci sono alcuni piccoli dipinti e decorazioni. Interessante la presenza del simbolo del sole delle Alpi, un simbolo antichissimo e che non ha nulla a che vedere con la politica. È essenzialmente un simbolo solare, un mandala, un simbolo della totalità. Non sapremo mai la storia dietro queste decorazioni, sappiamo soltanto che esse sono un'autentica testimonianza del passato di Salsa. Il paese ha una pianta semplicissima composta da un'unica via centrale che suddivide in due parti il borgo. I materiali di costruzione sono generalmente semplici, anche se alcune case presentano intonaco i materiali utilizzati solo a partire dall'inizio del secolo scorso. Penso quindi che Salsa sia stata abitata almeno fino all'inizio degli anni 60 ed è un vero miracolo che gran parte delle sue abitazioni siano ancora in piedi. Ma ciò che più impressiona sono gli ambienti interni di alcune abitazioni, dove semplici gesti di vita quotidiana sono rimasti mutati da oltre mezzo secolo. Dettagli semplici, ma che non si trovano facilmente. A proteggere questi oggetti senza valore è la stessa abitazione, che rimane in piedi per un qualche miracolo. Osservando tutti questi ambienti divorati dallo scorrere del tempo, viene quasi l'impressione di trovarsi in un villaggio abitato da fantasmi. Ma gli unici fantasmi rimasti sono quelli del passato. I fantasmi che parlano di un abbandono avvenuto per cause ancora tutte da accertare. È inevitabile non rendersi conto che qui abbiamo perso qualcosa. Abbiamo perso una comunità antica di secoli, dove non esistevano differenze sociali, dove era impossibile la prevaricazione sugli altri e tutti obbedivano ciecamente alle antiche tradizioni. Comunità che non erano disposte a cambiare, incentrate sui ritmi naturali ed ironicamente, ancora oggi,
a più di mezzo secolo dall'abbandono, sono ancora i ritmi naturali a governare queste vecchie e stoiche abitazioni, destinate inevitabilmente alla rovina. Siamo giunti alla fine del nostro cammino, ma ovviamente arriveranno in futuro altre esplorazioni in montagna. Io vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo come sempre nella prossima esplorazione.